Francesca Fialdini. Nuova conduttrice di Uno Mattina. Wow, eh? Sì, volevo, prima di passare a questo nuovo, a parlare di questo nuovo impegno importante, volevo sapere come tu abbia scoperto la nuova conduzione, ma non solo quella di Uno Mattina, anche quella dello scorso anno, perché magari so che c'è qualcosa di divertente da sapere. Assolutamente, tutto molto divertente. Beh, intanto stavo pulendo casa perché mi stavo preparando per il Brasile, ancora lavoravo da Sua Immagine. E una mattina di luglio squilla il telefono e si presenta il responsabile di Uno Mattina in Famiglia e mi dice: buongiorno, piacere, noi l'avremmo scelta per la conduzione, visto che Miriam Leone ci lascia. Avremmo pensato a lei per la co-conduzione con Tiberio Timperi. Signora, un attimo che mi siedo. Adesso sono sul letto, ma un attimo ancora mi siedo per terra perché rischio di fare il botto. Questo è stato il mio esordio. E quest'anno veramente non mi aspettavo che ci sarebbe stata un altro cambiamento, un'altra crescita. All'improvviso, insomma, anche se poi dopo mi hanno spiegato che era parecchio tempo che pensavano a me, comunque anche in questo caso questa volta è stato il direttore a chiamarmi, a convocarmi. Non tanto per propormi quanto per dirmi: tu farai Uno Mattina. È una dichiarazione, un attestato di stima. La vivo così, perché, senz'altro. Perché non è Uno Mattina, è un programma che c'è, che presumo continuerà ad esserci. Uno Mattina è un programma storico. In questi 60 anni, 30, sono proprio la metà, sono stati costruiti insieme a Uno Mattina. Quindi da un lato mi sento felicissima, ma anche carica di responsabilità, perché mi rendo conto che si tratta di una sfida molto importante. A rassicurarmi c'è la squadra e c'è Franco Di Mare, la loro professionalità. Loro conoscono tutti i meandri e tutte le dinamiche del programma, quindi io mi affiderò a loro cercando di portare sicuramente il meglio che posso. Quanto conta la coppia? Conta la coppia. Conta anzi di più, secondo me, Davide, condurre in due a volte che soli, perché in due si impara di più, se uno vuole imparare, e soprattutto si affina, perché deve anche andare d'accordo. Bisogna anche saper imparare a trovare il giusto equilibrio. E con Tiberio Timperi come andava? Ottimamente. Sì? È stato un anno veramente molto molto positivo. Lì è una squadra un po' differente, quella di Guardì, da quella poi che c'è ad Uno Mattina. Ma perché i ritmi sono diversi, quindi necessariamente cambia anche il metodo di lavoro. E in questo senso io qui avrò qualcosa di nuovo da imparare. Svegliarsi la mattina alle 4:30 per essere in onda alle 6:30. Tu quando inizi? Alle 6:30. Ecco, com'è? Per il momento ancora non lo so. Vita privata? Zero. Perché? Già quest'anno ho fatto fatica ad avere una vita. Per due giorni. Poi durante la settimana lavoravo a Rai Movie o a Rai Premium, facevo delle cose anche là, in particolare a Movie, il Cinetalk è un programma tutto da costruire, eccetera. Perciò già il tempo libero era poco. Quest'anno sarà ancora meno, ma vabbè, ho il weekend, ragazzi, ho il weekend. Te l'aspettavi? No. Pensavo di rimanere in famiglia perché sapevo che era andata bene, che era stato un bell'anno, e che erano tutti contenti e io per prima, davvero. Il pubblico ci ha premiato, gli ascolti sono stati veramente molto alti, lo sai. E quindi no, è stata una sorpresa quella di quest'anno che mi riempie così, mi carica molto. Che cosa vedi nel tuo futuro professionale? Intanto cominciamo a vedere le albe di questo prossimo anno, di questa prossima stagione. A questo punto è meglio non fare nessuna previsione. In bocca al lupo. Crepi.